Buongiorno. Buongiorno. In realtà io sono in piedi da un po' di ore, ho fatto un po' di pulizie, ora ha svegliato Emma, Brando è qui. Brando, dove sei? Aspetta. Eccolo, Brando. Saluta. Ciao. Stamattina è una mattinata un po' incasinata perché dobbiamo andare a ritirare la carta d'identità di Emma, quindi al comune. Poi dalla pediatra e poi dal dentista. Mi sento già stanca. Quindi ora mi alzo, doccia per tutti e via ad affrontare questa mattinata. Brando, ciao! Allora, stiamo andando a ritirare la carta d'identità di Emma. E sembra che si sta nuvolando, quindi oggi porta pioggia. Pure ieri veramente, ma ieri non ha piovuto. Oggi però sembra che vuole accennare, vuole interferire. Vabbè, a dopo. Allora, carta d'identità ritirata di Emma, sono contentissima. Poi ho fatto le fotocopie per fare il tesserino per la macchina, per l'invalidità per Brandon, per il parcheggio. Ora sto andando dal dentista. Allora, siamo da mamma e io gli sto facendo il corso di cucito, che sono una grande sarta. Mannaggia, Ma bocciata! però ha cucito, Ha cucito un po', meno male. Allora, vediamo se passa la prova tecnica di sartoria. Concentrazione. Il bambino ride, perché ride il bambino? Uè, perché ridi? Questa è per farla. Allora, iniziamo i lavori di copertura. È lunga. Che c'è? E io e Emma svuotiamo l'armadio, è vero? Ce la faremo? Sì, quando ero piccola, vedi? I miei disegni di quando ero piccola, tutti rovinati. Dai, poi. Questa è la zia quando era piccola. Questi erano i tuoi guantini di quando sei nata. So che li abbiamo persi. Vediamo che c'è più. Metti L'altro guantino mio. là. E poi il calzino col nome Emma. Vai, vai, veloce. Qua che c'è? Le foto. Altri pezzi di puzzle, mamma mia. Mamma mia. Si chiamava Diego. Diego. Altre foto, la nonna, la bisnonna, e Diego, il cagnolino. cagnolino. Poi vedi un po', vedi un po'. Un'altra foto di quando eri piccola, e Monella. Quella è una lettera. No, Ti ha regalato papà? la nonna. I capelli. Sei Prima messa? si usavano questi. Questi Da che eri vestita? Da niente, ero vestita normale. Questa è la zia. Questa era la zia e questa io con i capelli a panettone. La zia non lo so che cos'era, una wig, boh. Provato, vediamo. Lo scialletto. Che mi Vediamo ha fatto la nonna? le cose che ha fatto la nonna. Ah, queste erano di Brando, forse Napoli. I bodini. Eh Miei? sì, tutte cosine di quando eravate piccoli. Ma dai, devi fare un altro figlio. Mo la zia, mo che si sistema. La Fai zia cuginetto, eh? Gemellina. Due gemelline, di due gemelline, sei giusto. Come Anna, anche di Oh, finalmente quei brutti disegni coperti, è vero? Tu li volevi? Non fa niente. L'abbiamo liberato. Piano. L'abbiamo liberato. Qua ancora no. Mamma mia, quanta roba. Allora, ecco qua, situazione attuale. Qui si è sbiancato completamente, qua ancora. E qua c'era l'albero, non so se vi ricordate. Ancora. Così.
quindi da rifare un pochettino. Qua vabbè, stava abbastanza bene. Questa è la situazione. Un macello. Domani devo finire di svuotare qua. Ce la faremo. Eccomi qua, tra poco nanna. Il problema non è manco tanto il fatto che devi mettere a posto, quelle devi svuotare, devi fare. Il problema è che il tempo è limitato. Stamattina poi il comune, il dentista, la pediatra, 3000 cose. Ah, il dentista, vedete? Cambiato, sta migliorando di gran lunga, vi ricordate prima? E adesso tutto stretto, solo un dente qui ancora no, però piano piano la devono proprio tirare. Ma infatti mi ha tirato, mi sta facendo malissimo. Poi quando finirò, che non sto a buon punto, mi devono incapsulare i molari tirati che erano cariati, erano distrutti, e quindi farò gli ultimi e poi il mantenimento. Comunque dicevo, quindi stamattina sono tornata tardi, mio padre poi oggi è venuto, per fortuna mi ha fatto tutto lo stucco, quindi siamo a buon punto. Ah, bello, mo mi siedo un po' sul mio trono. Ah, mo sì, ah bello, mi sto qua, i bambini stanno ancora svegli. Quando stanno in casa non si stancano, peggio di peggio. E quindi questo. Comunque domani mattina proverò a chiamare il dottore, quello di Torino. E domani sera vado a ritirare le richieste, vediamo un attimo. Vediamo un po' i tempi di attesa per visitare Brando. Anche perché la situazione sta peggiorando sempre di più. E io mi sento molto molto demoralizzata. Purtroppo con agosto di mezzo non è stato facile. E ho dovuto attendere. Però adesso dobbiamo fare qualcosa, e dobbiamo agire, recuperare tutte le energie e armarci di pazienza, di coraggio e affrontare questa situazione che avevo un attimo accantonato, non dimenticato, perché è impossibile. Quello è ogni giorno, ogni notte, ogni minuto io lo penso. Però ovviamente con le ferie di mezzo uno accantona e dice dopo le ferie, dopo il periodo estivo, dopo vai, no? Poi prendi e si riparte. È così. Io vi do la buonanotte dalla mia stanzetta. No, ora vado di là e vado dai miei cuccioli e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!